Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Allora, oggi voglio affrontare l'argomento armonici naturali, però faccio anche un piccolo approfondimento per quanto riguarda quelli artificiali, perché nell'ultima diretta mi era stato chiesto di far vedere la differenza dell'intro di Birdland, The Weather Report, quindi di Jaco, trasuonarla perché effettivamente nei live la suonava sempre sul fretted. Mi è stato chiesto di farmi vedere perché, insomma, veniva suonata sul basso fretted. Allora, credo sia una scelta molto personale di Jaco, perché vi faccio vedere suonare gli armonici naturali o artificiali che siano su un basso fretless o su un basso fretted è identico. Quindi eccetera. Vi faccio vedere sul basso con i tasti. Faccio un piccolo cambio. Eccomi. Stessa cosa. Quindi vado a sfatare un po' questo dubbio, questo mito che c'è, che gli armonici si fanno solo su un tipo di basso o su un altro, e la fisicità dello strumento è identica, quindi tutto il discorso che avevo fatto nei miei libri precedenti su come si producono gli armonici, eccetera, eccetera, è identico. Quindi, sui bassi, tra l'altro, credo che la versione in studio, la versione originale di Birdland, sia stata registrata col fretless, perché ci sono dei passaggi in cui si sente molto bene che c'è un fretless. Poi passo alla domanda che mi è stata fatta da, ora io con i nomi purtroppo non vado d'accordo, mi sembra bassista 22, come memorizzi gli armonici e come utilizzi gli armonici sulla tastiera del basso? Allora, come memorizzarli non è semplice, in quanto l'unica cosa che ci può essere d'aiuto è che una volta memorizzato l'armonico su un determinato tasto, comunque su un determinato punto della tastiera, su una corda, il ragionamento poi è lo stesso delle corde a vuoto, insomma il basso che va per quarte, quindi tutti gli armonici vanno per quarte, ovvero La, Re, Sol sono quarte, Mi, La è la quarta di Mi, eccetera, eccetera. Lo stesso per gli armonici, quindi se io trovo e ricordo ad esempio tutti gli armonici sulla corda di Mi, non devo fare altro, insomma, detto così sembra semplice, che ricordarmi questo ragionamento delle quarte, quindi se qui so che c'è un Sol diesis, di conseguenza saprò che qui, tasto sulla corda, diciamo sotto, sullo stesso punto, avrò l'armonico, la quarta sopra, quindi Do diesis. Come memorizzarli? Allora, innanzitutto io cerco sempre di suonare delle melodie, comunque delle frasi melodiche con gli armonici, quindi questo mi aiuta a dover pensare a dove sono le note, o anche scale, arpeggi, eccetera, con gli armonici, e piano piano, come imparare una nuova lingua, perché l'ordine degli armonici è completamente diverso dall'ordine delle note premute, che vanno per semitoni, ovviamente. Quindi è come imparare appunto un'altra lingua, però con la pratica. Ora io non è che so a memoria dove sono tutti gli armonici naturali sulla tastiera. Innanzitutto conosco molto bene quelli che utilizzo di più, quindi ovviamente il quarto tasto, che poi mi aiuto perché il nono è identico. Quinto,
poi utilizzo un po' quelli sul settimo e poi quelli intermedi che ora vedremo, faccio vedere. Non è che c'è molto da fare, nel senso che bisogna un attimino avere la pazienza di mettersi lì, come quando è un po' più difficile, però come quando si prende per la prima volta un basso, una chitarra in mano. E ricordarsi dove sono tutte le note. In questo caso è un po' più difficile perché, come dicevo, non si sale per semitoni, ma l'ordine è, diciamo, un po', cioè c'è una logica, ovviamente, però un po' casuale, diciamo così. Allora, i primi armonici che a mio avviso sono riproducibili e udibili abbastanza bene, ovviamente consiglio sempre di tenere un po' il tono aperto. Altrimenti difficilmente usciranno bene gli armonici, soprattutto le corde finite di certo non aiutano. Comunque, i primi che io sento che ho anche a volte utilizzato sono prima della seconda barretta, quindi nella mia tabella che poi scaricherete allegata, ho scritto 1,7 perché secondo me al settimo decimale, diciamo così, ho diviso un semitono in 10 parti, quindi 1,7 sarebbe, diciamo, 7 decimi più o meno di distanza dalla barretta del primo tasto. E sarebbero questi. Mi ricordo che ho un sol diesis, quindi di conseguenza sol diesis, do diesis, fa diesis e si. Questi sono i primi che a mio avviso sono utilizzabili e suonabili. Ovviamente ci sono tantissimi punti in cui escono gli armonici, però sarebbe veramente complicato segnarseli tutti, anche abbastanza forse inutile. Poi abbiamo il secondo tasto, quindi più o meno sulla barretta, il secondo tasto. Io per questo preferisco il fretless perché ho degli automatismi miei, quindi non guardo la tastiera, ma in questo caso mi confondo un po' perché se li faccio esattamente sopra la barretta non mi vengono. Se mi sposto leggermente proprio un capello dal tasto, escano fuori questi armonici. Qui so che sulla corda di Mi ho un Fa diesis. Il ragionamento è lo stesso, quindi Fa diesis, Si, Mi e La. Poi ho segnato il 2,4, quindi vicino alla parte centrale del terzo tasto, diciamo così, dove c'è il Sol. Quindi molto vicino al centro abbiamo un Mi sulla corda di Mi, il Mi, quindi questo me lo ricordo abbastanza bene. Quindi Mi, La, Re e Sol. Il discorso su che ottava sono, guardatevi la tabella. Poi sempre su questo tasto, però più vicino alla barretta del quarto, quindi diciamo intorno al 2,7. Questo ricordatevi che è identico al sesto tasto, quindi anche questo mi aiuta, sono identici, quindi ne ho un 4 in meno da ricordarmi. Abbiamo un Re qui sulla corda di Mi, quindi Re, Sol, Do, Fa. Poi
Abbiamo appena dopo la terza barretta, quindi chiamiamolo 3,2. Abbiamo un Si, quindi Si, Mi, La, Re, sempre per quarte. Poi abbiamo il classico quarto tasto sulla barretta, forse più usato, che è identico al nono, quindi un altro vantaggio, ovviamente. Dal dodicesimo tasto in poi si ripete tutto, quindi vediamo intanto questi. Quindi quarto tasto abbiamo il Sol diesis, anche questo è facile perché la nota dell'armonico è uguale alla nota premuta, la nota che esce se premo il tasto, quindi Sol diesis, Do diesis, Fa diesis, Si. Quindi sono le stesse note dell'1,7 famoso che abbiamo visto all'inizio, però su ottave diverse. Poi abbiamo il quinto tasto, questo molto usato, e qui, come dire, ognuno avrà i suoi trucchetti per ricordarsi. Comunque si inizia da un Mi sulla corda di Mi, che ho detto, sì, su un Mi sulla corda di Mi, quindi come il 2,4, però su ottave diverse anche qui, quindi Mi, La, Re, Sol. Dopo il quinto, il sesto l'abbiamo già visto, che è uguale al 2,7. Settimo tasto lo uso poco perché l'altezza degli armonici è bassa, quindi le note sono semplici da ricordarsi perché sono uguali alla nota premuta, al tasto premuto, quindi Si, abbiamo Si, Mi, La, Re, però sentite sono molto bassi di altezza, quindi li utilizzo poco, preferisco per le stesse note utilizzare per esempio un Si fatto qui, preferisco quando devo suonare gli armonici farlo qui, stessa nota però su ottave diverse. Il nono lo abbiamo visto, uguale al quarto, e il dodicesimo famoso che conoscete tutti, quindi abbiamo Mi, La, Re, Sol, anche questo non lo utilizzo quasi mai, perché stesso discorso, sono molto bassi di altezza, quindi se devo suonare un Mi, mi piace già più questo rispetto a questo. Questo per quanto riguarda dove si trovano gli armonici, lo so, non è semplice, però con un po' di buona volontà. E come dicevo all'inizio, esercizi utili e anche forse divertenti per memorizzarli, poi soprattutto anche per metterli in pratica, è cercare, però qui non ve lo dico, se no vi tolgo il passo fondamentale, è trovarveli da soli, magari segnandoveli, eccetera, anzi soprattutto con l'orecchio, trovare ad esempio quali scale si possono fare, quali arpeggi, eccetera, eccetera, con gli armonici, quindi scale maggiori, minori, eccetera, eccetera. Ci sono, si possono trovare con un po' di inventiva. Ultimo consiglio che vi do è quello di creare, ovviamente sarà difficile rifare le melodie in tonalità originale, però anche qui con un pizzico di ingegno, possiamo riuscire a fare qualcosa di musicale, quello di prendere le melodie famose. Ora io nel mio libro su Giacomo ho fatto ad esempio questa. L'inizio dell'aria sulla quarta corda di Bach, oppure Thank you.
Amazing Grace, ad esempio, tutto utile per memorizzare appunto dove sono gli armonici, che siamo costretti ad andarli a cercare, quindi piano piano, facendo pratica, ci ricordiamo dove sono. Poi ovviamente non è che, come dicevo prima, li utilizzo tutti, però ad esempio c'è delle occasioni in cui si possono inserire, ad esempio, in un groove funk oppure nei finali di un brano, perché no, per dargli, che ne so, chiudere con un Sol Major 7, ad esempio. Oppure un Do con la quarta aumentata, in un contesto dove ci sta bene. Sesta, nona, eccetera, eccetera. Ragazzi, fermo qui e vi lascio il PDF con tutta la spiegazione, la tabella di dove sono gli armonici. Spero di aver contattato il ragazzo che mi aveva chiesto, non mi sfugge il nome. Poi ci vediamo al prossimo video.